l'ambasciatore della comunicazione all'edizione 2018 degli NC Awards, Ryan O'Keefe. Innanzitutto, che cosa rappresenta per te questo riconoscimento? Beh, è un punto di orgoglio ovviamente, sono molto grato non solo per questo premio, ma per il riconoscimento di tutto ciò che abbiamo fatto in Elen in questi ultimi ormai quasi 4 anni. Quindi no, sono molto contento, ma ovviamente non è un riconoscimento personale per me, è un riconoscimento, mamma mia, ma che parola difficile, per tutta la squadra di comunicazione che abbiamo in giro per il mondo, cioè quasi 350 persone. La comunicazione di Enel è cambiata molto negli ultimi anni. Quali i punti forti della strategia di comunicazione oggi? Beh, allora ovviamente è molto importante guardare in modo trasversale quello che stiamo facendo, cioè non solo in termini di canali di comunicazione ma anche geograficamente. Quindi per comunicare con maggior impatto devi guardare intorno a te e fare leva su tutto ciò che hai a disposizione, perché la competizione per la comunicazione è molto forte, stiamo comunicando insieme a tanti altri e quindi è molto sfidante questo elemento di trovare share of voice con una concorrenza abbastanza forte. Oggi si parla molto di dati, di tecnologia, però l'idea è ancora fondamentale, bisogna anche trovare qualcosa in grado di emozionare. Assolutamente, cioè, non dobbiamo dimenticare, stiamo comunicando con esseri umani, quindi tutta questa roba, tutta questa narrativa sulla digitalizzazione è vero, è importante, poi dobbiamo anche misurare quello che facciamo per capire l'impatto, ma alla fine che cosa stiamo facendo? Stiamo parlando con le persone e quindi l'elemento umano sì, è fondamentale. Prossimi passi quest'anno, che novità vedremo? Continuiamo il nostro percorso, c'è tanto da fare, stiamo lavorando in un settore che sta cambiando molto, profondamente, velocemente, e quindi dobbiamo continuare a dare un supporto al business a livello industriale, a livello commerciale, anche per mandare il messaggio di come stiamo affrontando questa sfida del cambiamento del settore energetico.